Salve a tutti e ben ritrovati. Sapete benissimo che io faccio dei video culturali, storici, riguardo l'ambiente. Sì, tante volte la storia è molto importante quando io vado a riprendere i monumenti storici, ma oggi qua abbiamo zia Salvatoricca che adesso vi dice lei, questo è un monumento storico. Da proteggere con cura e con amore. Ciao zia Salvatoricca. Ciao. Volete dire un attimino qua a tutti quelli che ci seguono nome e cognome? Muzio Salvatoricca, Dove siete nata? nata a Monti, Quando siete nata? 23 novembre del 1919. 1919. 23 novembre, che è già passato da poco, Sì, da dunque poco. 105 anni, Compiuti, complimentoni, compiuti. compiuti, suonati si dice, eh? Allora, suonati. Ascoltate zia Salvatore. Salvatoricca, io vi vorrei chiedere questo, io non lo so se voi riuscite a rispondermi, perché? Perché tutti ce lo chiediamo il perché sulla domanda che io vi farò. La Sardegna, si stanno facendo anche degli studi importanti, che è una regione molto, dove la gente, tanti, no, Ebbene, beh, esiste. tanti centenari, pensi che una statistica che è stata fatta, un censimento del 2024, noi siamo circa 1,5 milioni in Sardegna, la Sardegna conta più di 600 centenari. Caspita. Lei è una di queste. Il record più o meno lo detiene sempre la parte dell'Ogliastra, però anche ultimamente in Gallura 100, 8, 8 centenari. A Monti, insieme a lei c'è un'altra signora, zia Peppina Kenza, siete in due. Zia Peppina Kenza forse è un anno più piccola di voi o 2 anni, un Sì, anno più piccola. più piccolo. Mi sa che è del 22 lì. Ascoltate, secondo voi, da che cosa può essere dovuto che in Sardegna la gente vive così a lungo? Quale può essere il motivo? Stanno facendo degli studi. Ah, secondo me in Sardegna, ca terra ona devo distrivagliare. Ascoltate, zia Salvatoricca. Ditemelo, siccome di qua ci seguiranno anche gente non dalla Sardegna, me lo potete dire in italiano? Poi qualche frase anche in sardo. Sì, Italianizzata su secondo. Someta io, Secondo voi, per no? quale motivo? Ditemelo in italiano, perché la gente tanti centenari in Sardegna? Secondo me la Sardegna è una terra che coltiva molte cose genuine. Ci avete ragione. Forse bisognerebbe ragionare su questo, no? Che si vive bene, che l'aria è pulita, tutte queste cose. Secondo Voi me con due parole mi avete risposto, bene. beh, benissimo, perché anche io penso questo, che la Sardegna, poi certo, centenari ci sono anche nelle altre regioni, però la Sì, Sardegna ma ne io conta. l'ho conosciuta da piccola e ho avuto sempre l'aria buona, mangiare genuino e ho cresciuto così, ho cresciuto così. Guardate lì la telecamera. Guardate che bel sorriso che c'ha questa donna. Ecco, beh, c'ha 105 anni, c'ha questa pelle. Guardate, voi adesso lo vedete sullo schermo, sulla telecamera. Io sono qua a fianco a Zantonica. 105 anni, ha una pelle bellissima, Sì, non strepitosa. può essere bella perché il tempo è State passato un po' benissimo. così. Ascoltate, zia Salvatoricca, voi avete sempre lavorato, vero? Ma tanto. Avete lavorato? Che tipo di mansione svolgevate? Che tipo di lavoro? Pensione, sono stata moglie e madre di 5 figli. A quanti anni vi siete sposata? Quanti anni? A quanti anni vi siete sposata? Mi sono sposata a 20 anni. Vent'anni. Sì. E 20 quindi a 21 anni ho avuto il primo figlio. anni. Però lavoravate anche Però voi, lavoravate in sì, campagna. in campagna.
anche a mungere le pecore, anche quello ho fatto. Prima si faceva di tutto, c'era la Sì. necessità di, perché si viveva, i tempi erano brutti, tante cose, i tempi non erano come adesso, che adesso siamo anche viziati, che abbiamo Però, tantissimo. per me è stato un tempo di sacrificio. Però forse stavamo meglio prima con tutti questi sacrifici che adesso che siamo in poltrona seduta. Però. Però, ascoltate una cosa, non vorrei dire che è una cosa rara perché non tutti lo fanno, però molti lo fanno. Io penso che sia una forma d'amore, no? Perché qua ancora voi vivete con vostro figlio, Sì. 105 anni non vi hanno mai mandato in un ospizio No, e no, questo è amore, è questo è amore. Che veramente amore. cosa mi può dire al... Che cosa mi può dire al riguardo? Cioè, per voi Di che come cos'è? sono No, trattato. ditemi in poche parole. Stiamo parlando di amore, di un gesto d'amore, ma realmente che cos'è l'amore per voi? L'amore è trattare bene la persona, volerla bene, amare le persone sue. Se c'è amore, c'è tutto. E c'ha ragione. E io con Tonino, con tutti i figli voglio dire, ma siccome Tonino è a casa, è Tonino che mi guarda e che mi fa tutto quello che mi deve fare, me lo fa con amore. Guarda, è una cosa meravigliosa. Allora, Sì. in sardo si dice, io adesso lo dico in sardo, poi lo traduco a chi non capisce il sardo, chi ci ascolterà. Un ubabbu campada kentuvizoso, kentuvizoso non campano un ubabbu, che vuol dire? Un padre campa 100 figli, 100 figli non campano un padre. Dunque, qua, Perché di però... figli ce ne sono, nascono di tutte le Eh maniere. certo. C'è quello più buono, c'è quello cattivo, c'è quello Ma che ama, quello che bisogna non ama. anche coltivarlo, no? Ecco. È come un albero da frutta. Se viene coltivato, la frutta Cresce bene. cresce bene. Voi avete Infatti. fatto questo, avete fatto una cosa egregia nella vostra vita. A quello che ho potuto, ho Avete sempre voluto potuto, bene. avete fatto tantissimo perché avete cresciuto una famiglia meravigliosa e dopo ecco anche il rispetto, l'amore che voi avete dato e viene contraccambiato Sì, perché nella vita per però avere tutte, è vero proprio bisogna che io sono anche ricambiata dai figli dare. E di questo e da nipoti, insomma, dalla famiglia. ne Da... deve andare sempre fiera e orgogliosa. Sì, sono orgogliosa perché sono sempre voluta bene, anche se non lo merito tanto, però io il benessere Ma perché ce non lo merita tanto? Cosa l'ho. Non vuol lo dire non so. lo merita tanto? Se io ho fatto sempre bene o ho sbagliato qualche volta. No, a sbagliare sbagliamo tutti. Non c'è nessuno su questa terra che non abbia mai fatto un errore e mai sbagliato. Il perfetto non esiste mai. Ascoltate, zia Salvatoricca, non lo so, ma vi faccio questa domanda. Voi non avete studiato? No, Perché le scuole ho non... studiato la quinta media, bah, La quinta elementare. elementare. La quinta elementare, sì. Sì. Ok. Dunque, sapete scrivere? Sapete Almeno scrivere? la firma già la so fare. Almeno la firma la sapete fare. Ecco. Ascoltate, zia Salvatoricca, i tempi quando voi eravate... Certo, voi siete nata nel 1919, dunque la prima guerra era appena finita. Sì. Perché finita era la guerra del 15-18, voi Sì, siete nata nel 2018, dunque lì 19. siete cresciuta anche con una, diciamo, con un mondo brutto, distrutto. Che dovevano sacrifici per andare avanti bene, perché la guerra ha distrutto molte cose e ha distrutto anche le persone. Chissà quante volte avete pianto. In quella guerra no. No, perché non la... Però Perché poi ne abbiamo avuto dei sacrifici, poi la... perché venivano a bombardare a Olbia e noi qua cercavamo di nascondersi sotto le pietre così. Ecco.
si scappava, insomma. Sì. Invece la seconda guerra mondiale la ricordate bene. Eh beh, certo. Anche qua a Monti c'erano, diciamo, c'erano delle locazioni dove si vedevano anche delle truppe, ci sono stati anche i tedeschi. Sì, i tedeschi ci sono stati veramente. Ci hanno fatto del male, però anche del bene. Anche del bene. Perché se avevi un contatto con un tedesco, era veramente di cuore buono. E io per me devo ringraziare che tante cose le ho avute dai tedeschi. Ascoltate, zia Salvatorica, in genere le persone anziane, così come voi, sono molto religiose, no? Voi certo non potete andare in E chiesa perché adesso se no, prima prima andavate, sì, prima, quando ho potuto sempre. Però in cuor suo segue la religione, qualche preghiera per conto suo la Sì, fa. io il rosario ce l'ho qua, eh. Eccolo qua. Sì. Ma contate, no? Vero che si conta, ogni, non so, adesso io non lo so perché, Madonne, è coso. Padre nostro. Che cos'è per voi? Dunque, essere religiosi è anche fede, che cos'è la fede per voi? La fede, secondo me, deve essere. Deve voler bene le persone care, anche se non sono care, però non fare mai del male a nessuno. Sarebbe bello quello, voler bene e non far male. Benissimo, ascoltate una cosa, certo voi avete vissuto più epoche, Certo. da quando eravate adolescente, fino ad arrivare ai tempi moderni che siamo adesso, dove Sì. adesso c'è un po' di tutto. Certo voi non lo potevate sapere prima, ma secondo voi, prendendo una cosa di adesso, di quest'epoca, e potendola portare nell'epoca quando voi eravate ragazza, che cosa avreste desiderato di quello che c'è adesso? Una cosa. E tante cose mancavano, Ehi, Vi faccio degli esempi. ma tante però, Mancava, tante. cosa ne so, anche la luce dentro casa. Che Tutto. cosa avreste Ci desiderato? mancava, non avevamo l'acqua in casa, non avevamo la luce in casa, solo le candele e le cose fatte così. E si facevano i racconti davanti al camino la sera, la Ecco, televisione sì. non esisteva. Si riuniva la famiglia e si raccontavano le cose così, Davanti al camino. davanti al camino, Dunque, non al lei mi ha detto, televisore. molte volte noi ragioniamo, lei mi ha detto, non avevamo l'acqua dentro casa, no? Ecco perché adesso si dice, ma l'acqua non bisogna sprecarla, è un bene prezioso. Certo, Dunque, perché pensa. mi sta facendo capire che proprio ai tempi, se ci fosse stata l'acqua dentro casa, voi sareste state. Allora era un bene inestimabile proprio. Allora, lo sappiamo un po' tutti, no? Che Perché se. l'acqua dovevamo portarla alle spalle. Lo sappiamo un po' tutti, no? Per i panni, cioè si andava al fiume. Certo. Mi racconti un po' questa. Io no, da ragazza ragazza proprio un po' al fiume ci sono andata, ma poi mi sono sposata a 20 anni. Avevamo l'orto che c'era una vasca grande, ma grande, e l'acqua che correva lì. E io ho sempre lavato nella vasca, mai nel fiume. E sono stata bene. Allora ero già fortunata. Avere una vasca era già un bene Sì, io prezioso. sono stata fortunata perché lì in ginocchio davanti nei fiumi, in ginocchio sopra le pietre. Invece io sono stata fortunata. Non vi avete sbucciato le ginocchia, No, oh? Ascoltate, zia Salvatorica, la vita è fatta di cose bellissime, meravigliose, però riserva anche delle cose brutte. Mi dica in poche parole, nei ricordi, qual è stata la gioia più bella che avete incontrato? Anche quando eravate ragazza, anche quando eravate giovanotta? No, quando ero ragazza si andava a ballare,
perché in campagna si facevano Le festicciole. sì. Io sono andata a ballare, mi sono divertita, però sono stata sempre presa dai genitori. Non è che poteva fare cose. Prima c'era tanta Sì, severità, sì. E tanta severità. però penso che il figlio si trova bene quando i genitori gli educano come deve essere. Penso di sì. Perché tanti genitori adesso li lasciano andare i bambini a ore anche Certo, che non adesso doveva è troppa essere. esagerazione, c'è tanta. Si sta Sono andando male, diciamo. indipendenti, adesso i Senti. figli da piccoli non hanno più il controllo dei genitori. Ci saranno state anche le cose amare, no? E invece faccio una domanda al contrario, alla Marzullo. Mi ha parlato di una gioia che aveva anche la sua libertà, che andava alle festicciole, però c'era severità e un po' si era controllati. Ok, invece un'amarezza brutta che ha dovuto affrontare. Ma un'amarezza brutta. E se qualcosa volevo andare a fare e non l'ho fatta. Quello. Ma che veniva proibito? Sì, Mi parla della proibizione. quello. Però forse la proibizione, come ha detto prima, Faceva bene. faceva bene, è servita a qualche cosa. Sì, infatti è così. Cosa possiamo chiedergli ancora? Mi ha parlato un po' che ha studiato limitatamente, mi ha fatto qualche racconto della guerra, mi ha detto che è abbastanza religiosa, mi ha detto che cos'è l'amore. Voler Cosa bene le chiede? persone vuol dire tanto. Sì, ho capito, me l'ha già detto prima. Che cosa chiederebbe adesso al Signore? Oltre quello che ha 105 anni, che cosa gli vorrebbe chiedere? No, io gli vorrei chiedere solo la morte, serena e bene. Solo la morte devo chiedere, altro non mi manca niente. C'ho i figli che mi vogliono bene, c'è Tonino che mi fa tutto quello che, anche se non può, me lo fa. Cosa devo pretendere altro? Auguro a tutti quelli che invecchiano con i figli di essere amati come sono amata io. E c'ha ragione. Io sono amata da figli, da nipoti. Da tutti. Prego. Aspettate, devo prendere una cosa. Allora, questa, zia Salvatorica, è per lei. È una Tante cosa grazie. simbolica. E gli auguro una vita Senta un po' che lunga e sana. profumo che hanno. E profumo, io il naso sono un po' chiusa, No. però sono Questa bellissimi. è un pensiero, Però sono la ripoggiamo lì, bellissimi. è un pensiero. E ringrazio tanto il suo pensiero. Grazie, grazie. Grazie, lo devo dire io a lei. Un fiore che emana profumo, essenza. Che cos'è un'essenza, un profumo, un fiore? Cos'è per voi? Fiore, per me il profumo delle rose supera tutti i profumi dei fiori. Per me è così. La rosa è in testa ai profumi. Ascoltate, io ho un'ultima domanda che vi vorrei fare, è questa qua. Prima io gli ho chiesto che cosa chiederebbe al Signore. Lei mi ha risposto una morte serena, ha vissuto la sua vita con tanta serenità, l'ha vissuta bene, amata anche fino adesso che ha 105 anni, non è Sì. stata mai Sì. abbandonata. Certo, no, io sono molto più giovane di lei, dunque noi a volte pensiamo, quello che mi fa paura. A me è la morte. Lei come vive questo? No, io non ho paura della morte, non ho avuto mai paura, non adesso che ho 105 anni, ma anche quando avevo 70 e 80 anni, che io per me la morte era sempre benvenuta.
non ho avuto mai paura della morte, perché secondo me male non ne avevo fatto. Eh beh, certo. Quindi ero serena. Io mi ricordo una cosa, no? Che quando, quando lei ha compiuto i 100 anni, dunque 5 anni fa, poi in paese è stata fatta una grossa festa dove era invitata tutta la popolazione, sì. E chi si sentiva di dovere di andare, veramente, poteva andare, tutto il paese era invitato. Io sono venuto, ho partecipato anche perché con la famiglia ho sempre trattato bene, con suoi figli, con sua, con Maria Francesca, con sua nuora, tutto quanto. E mi ricordo che io, cioè a disposizione di chi voleva mettere una dedica su un diario, su un poteva scriverlo. Io avevo fatto riferimento a una canzone di un cantautore italiano che si chiama Ron, e la canzone si intitola Vorrei incontrarti fra 100 anni. Però a 200 anni, il giorno ne ha compiuto 100, a 200 anni non si può campare. No. No. Chissà che se arriverà. Non credo. Quanti anni ancora vorreste? No, no, no. Basta, già stanca. Io auguro sempre che il Signore me la mandi la morte. Tranquilla, serena. E beh, ancora siete belfo, rimanete ancora. Rimanete ancora. Rimanete. Se mi lascia rimango. Io che cosa vi posso... Non me ne posso andare. A 100 anni, no, a 100 anni non ve lo posso dire. Come si dice, a soschentanno in sardo. In però, saluto. Però vi auguro tutta la salute. Ne tutto... ho già compiuto 105, dunque la morte se viene anche da domani, io sono pronta, tranquilla. Ecco, questa è la dedica che quando zia Salvatorica, il 23 novembre del... 19... del 2019 ha compiuto 100 anni, io avevo fatto questa dedica qua. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni, in mezzo a tanti occhi neri, fra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Sai che adesso questo piccolo filmato che stiamo facendo andrà a disposizione del pubblico sul mio canale YouTube, certo. Io non sono un giornalista dove verrà trasmesso in televisione. E io questo video qua ci tenevo tanto a farlo e lo terrò molto, molto gelosamente, perché questo è un grossissimo ricordo qua, perché non è da tutti andare a farsi una chiacchierata con un essere umano di 105 anni che poi mi risponde bello, schietto, dritto, pulito. Sì. Io ancora... Perché devo ringraziare... che la testa. Eh beh, 105. Sono stata sempre, non è che si è salta. Ma guarda che ha salto. Ma guarda che ha parlato però benissimo. Quel pochino che c'era c'è rimasto. Certo, guarda che ha parlato benissimo. Io sono felicissimo perché non è che potevo venire qua, faccio le domande e rispondo io. No, lei mi ha risposto correttamente nei suoi pensieri, quello che pensa, ha risposto anche, ha dimostrato anche un'intelligenza importante, cioè intelligenza. Quel poco. Una certa efficienza, diciamo, molto efficiente, no? Molto dritta, molto rispondendo. Complimenti, complimenti. Io lo devo anche ringraziare che è venuto a fare questa intervista. Io sono contenta che... Sono io che ringrazio lei. No, io non ho fatto niente per... Ma neanche io ho fatto niente, ha fatto tutto la telecamera. Che bello poi conversare. L'ha messa lì dove? Che bello conversare e sorridere, tra l'altro. Perché io penso una cosa. Ormai stiamo arrivando al punto che nella vita è difficile ridere. Però sorridere si può fare. Perché adesso anche i giovani... Che consiglio vorrebbe dare lei ai giovanotti di adesso? Giovanotti di adesso, dove deve essere sempre sincero con i suoi, ridere o sorridere. Benissimo, sempre andare avanti, sì. Impegnarsi, sì. Lavorare,
Se uno raggiunge un certo tot, cercare di raggiungere di più. È certo. Voler bene la famiglia vuol dire qualcosa. No, ma voler bene tutti. Sì, ma... Ama il tuo prossimo come te stesso. Ecco, eh? Ecco, ecco. Ed è giusto che sarebbe così. Eh beh, certo. Però mancano, quelle cose mancano. Mancano, ormai vengono a mancare. Ma io, questa è un'opinione mia, io tante volte la colpa non la do ai piccoli, la do ai grandi. Sì. Perché... Da piccoli vogliono insegnati. Insegnati, vogliono coltivati. Sì. Per uscire un buon frutto bisogna coltivarlo, certo, bene. Certo. Però non tutti possiamo fare la stessa cosa. È così. La ringrazio. A lei. Eh? Guarda, ci sono i dolci lì. Sì, sì. Provo a assaggiarne. E io ringrazio tanto di cuore essere venuto qui. Salutiamo qua. Ringrazio. Adesso faccio un invito al pubblico. Dovete seguire il video di... Io sono Sergio Piras. Lo dica. Dovete seguire il canale di Sergio Piras. Dai. Oh, ve lo sai, no, io lo sto suggerendo io, dai, sto scherzando. Poi avremo modo. Dovete seguire il canale di Sergio Piras. Oh, ve l'ha detto lei, hai visto? Non vi ho detto niente io, eh? No, no. È stato un grossissimo piacere. Lo sto dicendo io. E ha fatto tanto piacere anche a me, lo ringrazio. Mi ha portato i fiori, mi ha fatto tante domande, se ho saputo rispondere. Certo, ha risposto benissimo. Devo ringraziare. Salutiamo? Salutiamo tutti con amore e con sincerità. Grazie. Grazie. Ha detto tutto lei, questo non glielo ho suggerito io. Grazie. Salve a tutti. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Incontrarti fra 100 anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni mare. Vorrei incontrarti fra 100 anni.